molto forte. Grazie. Ma soprattutto è molto profondo. Non va. Un dragon, vabbè, non ci sta per. La storia di questo viaggio è infinita. È infinita. Non potrei mai definire. tutto il percorso fino qua non lo potrò mai sicuramente perché non puoi toccare tutti i punti, c'è delle storie infinite che è incredibile, anche in senso uno che appunto non dico fatto il percorso, uno che ha già vissuto anche in Libia, solo vissuto in circa sei mesi, non ti potrà mai descrivere tutte le cose che sta succedendo in questo viaggio, non te lo potrà mai descrivere. Basta abbreviarlo così, che se c'è qualcosa che non sia chiaro, così delle domande potete saperlo di meglio. Magari se avete delle domande possiamo rimandarle alla fine dell'incontro, così magari se vengono in mente dopo. E grazie Billo per la tua testimonianza. Grazie a voi. Un effetto condiviso, perché è stato ancora con noi. Grazie a voi. Grazie a voi che... Le emozioni. Oggi riesco, grazie a voi che oggi riesco a poter condividere questo puntino che sto provando a condividere. Sì, grazie a voi. Perché se non in questo punto, se non avevo delle persone intorno di me, sarei preoccupato. Un posto dove sto, oppure non so, comunque la vita è sempre delle lezioni che uno impara, sempre. Sto provando. Io sì, dovrei parlare, non è facile, no, è davvero grazie, perché tu racconto al di là che da quanto hai studi l'italiano? Un anno, così sì. Ah, è scritto davvero bene. Quest'anno faccio il terzo meglio. È difficile allacciarsi, ci provo, insomma. Mi era stato chiesto di provare a raccontare un po' quella che è la situazione a Como, quella che è stata la situazione a Como. Lo farò provando a ripercorrere, probabilmente, come dicevo prima, voi che siete qua sapete un po' già qual è stata un po' la situazione. Provo un po' a rimettere alcuni punti in fila. Vi do un dato, che è un dato che io credo che sia sempre importante, soprattutto poi anche in quello che è il lavoro dei giornalisti, mettere insieme i numeri e le storie. Questo perché i numeri senza le storie, come quella che abbiamo sentita, restano numeri, e i numeri da soli vogliono dire poco. Dall'altro lato però le storie da sole senza i numeri rischiano di essere classificate come eccezioni, come il caso isolato di una persona che è stata sfortunata. Ma quello che abbiamo sentito raccontare adesso è una storia unica,
ma che è molto simile purtroppo a quelle di migliaia di altre persone, di milioni di altre persone. E quindi credo che sia importante anche capire la portata di quelle che sono anche i numeri e per quanto riguarda la nostra realtà di Como, perché io credo che l'estate scorsa è stata qualcosa di eccezionale per la nostra città. Tutti avete visto, avete vissuto anche dall'interno quello che è successo alla stazione San Giovanni e poi da lì in poi, ma oggi abbiamo una situazione che certamente è leggermente diversa, ma che non è poi così tanto diversa. Magari la vediamo meno, magari il problema è semplicemente stato spostato, ma noi oggi al momento abbiamo al campo di via Regina Teodolinda, che è il campo aperto dalla prefettura, il campo ministeriale gestito dalla Croce Rossa in collaborazione con Caritas e altre realtà, abbiamo a ieri 192 persone presenti, di cui 90 minori stranieri non accompagnati. Quindi stiamo parlando comunque e solo parlando di chi ha accolto nel campo. Poi ci sono le persone che sono accolte nella parrocchia di Rebbio, quelle che stanno a San Rocco, quelle che stanno in altre zone che transitano, quindi comunque stiamo parlando di di numeri alti, ok? Numeri che sono più alti di quelli di luglio, soprattutto dei primi giorni di luglio, magari non ci sembrano semplicemente perché le persone non sono accampate in un parco, ma sono in dei container. Però se andiamo a guardare i numeri in sé, questo ci dicono. E quindi il dato che volevo darvi era: le autorità svizzere diffondono periodicamente, adesso è un po' che non lo fanno, prima lo facevano ogni settimana, adesso lo fanno con tempi un po' più lunghi, però pubblicano i dati di fatto delle persone fermate al confine. Nel corso del 2016 ci sono stati al confine, non di Chiasso, ma di fatto al confine di quella che è la regione 4, quindi di quello che è il Ticino, ma la stragrande maggioranza è stata fermata a Chiasso sui treni, 48.838 fermi. Il che non vuol dire che siano 48.000 persone, questo è importante sottolinearlo, nel senso che una persona può aver provato 20 volte. Però questo vi dà un po' la portata di quello che è un fenomeno, un flusso che è durato tutto l'anno scorso e che continua. Nei primi due mesi di quest'anno i fermi sono stati più o meno 5.100, okay? Con 2.500 riammissioni. Quindi vuol dire che ci sono state 2.500 persone che sono state riammesse verso la Svizzera. Sono numeri più alti rispetto a quelli di gennaio e febbraio dell'anno scorso, sono numeri più bassi rispetto a quelli da luglio in poi, quando un po' si è venuto a creare. Perché? Perché diciamo che, allora, Como è sempre stata una terra di frontiera, il Chiasso è sempre stata una zona da cui si passava. Prima di quella che è la cosiddetta emergenza dell'estate scorsa, che ha avuto il suo picco in luglio e agosto soprattutto, poi a settembre c'è stata l'apertura del campo, quindi il trasferimento delle persone nel campo di via Regina Teodolinda e lo sgombero, uno sgombero della stazione, poi lì bisognerebbe capire un po' che termini si utilizzano, però di fatto quello è avvenuto. E già prima noi avevamo avuto, proprio in questo periodo dell'anno scorso, a partire dal mese di novembre, la questione dei pakistani e soprattutto degli afghani. Erano persone che non erano arrivate dal Mediterraneo, ma erano arrivate dalla rotta balcanica. Ricordate che erano in periodi in cui la rotta balcanica, insomma, era particolarmente battuta. E c'era stato questo gruppo di persone che non si sa bene come, da entrati in Italia, da di fatto Gorizia, da Trieste, era arrivata a Como e aveva fatto poi, una volta arrivata a Como, era arrivata a Como senza volontà poi di attraversare il confine svizzero, era arrivata a Como per quelle che sono a volte anche le vie, insomma, che percorrono i migranti, magari una voce che a Como ci poteva essere un determinato tipo di accoglienza, che la questura poteva essere più di manica larga rispetto, insomma, i motivi sono tanti. Sono arrivati e il problema è che in questura ci sono stati problemi per permettere loro di presentare la richiesta d'asilo. Ed è stato un po' un cortocircuito, perché di fatto loro, non essendo stati soccorsi nel mare Mediterraneo, il passaggio automatico a hotspot, richiesta d'asilo e accompagnamento in strutture di accoglienza non c'è stato. E quindi queste persone sono rimaste per mesi alla stazione San Giovanni, fino a quando poi, anche a seguito di una situazione che stava diventando veramente difficile, perché in stazione si era arrivati ad avere 60-80 persone che dormivano tutte le sere tra senza fissa dimora italiani, senza fissa dimora stranieri ma residenti sul territorio da tempo, nuovi arrivati come questi gruppi, la situazione stava diventando difficile. E con mesi e mesi di ritardo
si è riuscito a fare in modo che queste persone potessero fare la richiesta d'asilo e quindi entrare nelle strutture di accoglienza. Ed è quello, perché racconto questo? Perché è stato tra l'altro un fatto importante per la città di Como, perché è da lì che si è deciso poi di chiudere la stazione nelle ore notturne. Quindi la chiusura della stazione delle ore notturne precede tutta quella che poi è stata l'emergenza dell'estate scorsa. E ancora noi oggi, con quella che è la situazione poi attuale di città di Como, c'è un problema di mancanza di luoghi anche per i senza fissa dimora o per i migranti in transito, che l'anno scorso di questo periodo non si avvertiva semplicemente perché le persone andavano in stazione e si mettevano a dormire nell'atrio, cosa che adesso ovviamente non è più possibile. Poi cosa è successo? È successo che a partire dal mese di luglio, sono i primi giorni di luglio, arrivano, erano soprattutto dei ragazzi eritrei, iniziano appunto ad arrivare e vengono di fatto trovati, insomma vengono aiutati da alcune persone alla stazione San Giovanni. Ed è da lì un po' che inizia tutto il meccanismo, nel senso che nel giro di fatto di una settimana si passa da 10 persone a 50 persone, poi a 100 persone, poi a 150 persone, fino a quando poi si arriveranno al piccoli 500, insomma, come numero di solito si prende quello un po' calcolato sui pasti della messa di Sant'Eusebio. Poi c'è chiaro che mi pare che il picco era stato attorno, no? E quindi diciamo che quello era un po', è stato un po' il picco massimo raggiunto, però di fatto possiamo dire che tranquillamente dalla fine di luglio a di fatto settembre i numeri erano quelli tra 350, 400, 500, poi cambiavano spesso anche a seconda di due fattori: da un lato chi riuscivano a passare, da un lato gli arrivi nuovi, e dall'altro l'altra grande incognita in tutto questo era la questione dei trasferimenti verso Taranto, che è partita poi nel mese di verso la metà fine luglio in maniera anche abbastanza massiccia, e questo significava di fatto il trasferimento anche di un centinaio di persone alla settimana, 50-100 persone, quindi capite che questo portava a una diminuzione di quelli che erano i numeri. Cosa è successo? È successo che poi c'è stata l'apertura del campo di via Regina Teodolinda, a cui ha fatto seguito di fatto il progressivo invito ai migranti, invito prima a parole, poi comunque anche, non è mai stata usata violenza, però di fatto c'è stata un'intimazione a lasciare il parco della stazione, fino a che le persone sono state di fatto convinte a spostarsi nel campo di via Regina con Teodolinda, e da quel momento il parco è presidiato giorno e notte dalle forze della polizia, e ad oggi è impensabile e impossibile per una persona, soprattutto nelle ore notturne, mettersi con una coperta nel parco della stazione. Questo viene proprio vietato, insomma, la polizia interviene e fa semplicemente alzare le persone e spostarle. Quindi il campo aperto a settembre, con la questione del campo di via Regina Teodolinda è una questione delicata e comunque una questione che non ha contorni chiarissimi, nel senso che il campo è un campo che dipende direttamente dalla prefettura di Como e dal Ministero dell'Interno. È un campo che di fatto funziona come fosse un grande CAS, ma di fatto non lo è, nel senso che il sistema di accoglienza in Italia funziona attraverso quelli che sono i centri della cosiddetta rete SPRAR, quindi quello che è il sistema del servizio di protezione e accoglienza dei richiedenti asilo, e dall'altro lato, dato che il sistema di SPRAR è insufficiente ormai da un bel po' di anni, il Ministero dell'Interno gestisce le accoglienze dei migranti e dell'esamina delle richieste di asilo attraverso quelli che sono i CAS, ovvero che sono i centri di accoglienza straordinaria. Cosa sono? Sono probabilmente la struttura dove si trovava Bill, era un CAS, tu dovevi... Ero lì a San Giuseppe. Sì, ok. Quindi era un CAS, significa comunque strutture che di cooperative, società, realtà che rispondono a bandi della prefettura. L'ultimo bando della prefettura di Como era per riferito alla provincia di Como, era di 1500 posti. Si è in attesa adesso di un ulteriore bando che probabilmente sarà da 1700, forse anche da 2000, insomma, poi dipende. Di solito si aggiunge il 20% rispetto a quello che era il numero precedente, però di fatto sono realtà che dipendono direttamente dalla prefettura, e dalla prefettura risponde al ministero. Il campo di via Regina Teodolinda è un po' diverso, perché di fatto anche le regole di accesso al campo sono cambiate molto in
questi mesi, ed è quella una delle grosse questioni ancora oggi aperta, nel senso che noi oggi abbiamo un campo che in cui vi dicevo ci sono 200 persone, la capienza originaria era di 300, poi è stata portata fino a 380, insomma sono stati aggiunti dei letti, ed è un campo di fatto che non dico per la metà, però per un buon 40% vuoto. E dall'altra parte ci sono persone che restano, a cui non è consentito l'accesso. Questo perché? Perché in una prima fase il meccanismo era tutte le persone che sono alla stazione possono accedere, tutti quelli che si considerano migranti in transito possono accedere. Chiaramente lì poi è stata fatta successivamente un controllo delle storie delle persone e pian piano la maglia anche delle persone che avevano diritto si è ristretta. Ad oggi le uniche persone che hanno accesso libero al campo, ovvero che possono entrare al campo di Via Regina Teodolinda anche arrivando ad esempio la sera e accedendo, sono i minori o le persone che vengono identificate al momento in cui arrivano come chiaramente dei minori, perché poi spesso quando le persone hanno tra i 17 e i 18 anni non è... insomma c'è sempre poi una decisione anche un po' arbitraria, e i cosiddetti soggetti vulnerabili, una categoria che vuol dire tanto e che anche questa si presta, di solito sono indicati come vulnerabili le famiglie e le donne principalmente, o nel caso dovessero arrivare migranti con particolari problemi anche fisici, insomma di evidente situazioni di salute compromesse. Questo significa che le altre persone per poter accedere, e in più a questi possono accedere le persone, che sono davvero poche, che arrivano a Como senza aver ancora fatto la domanda di richiesta d'asilo politico, ovvero senza aver compilato quello che viene chiamato modulo C3. E questa è una cosa un po' un tecnicismo, però è importante da capire. Perché? Cosa significa? Significa che tutte le persone che sono arrivate attraverso i soccorsi nel Mediterraneo, tutti i migranti, e che poi accedono attraverso gli hotspot a quella che è poi la domanda che solitamente viene fatta non tanto al momento in cui ci si trova negli hotspot, ma appena portati nelle strutture di accoglienza. La prima cosa che viene fatta è questa compilazione del modulo C3, ovvero una persona identificata deve dire che vuole stare in Italia e vuole fare richiesta di asilo politico in Italia. Questa cosa viene fatta nei primi giorni, ok? Magari non il primissimo giorno, perché poi dipende da nel momento in cui arrivano 1000 persone insieme, la situazione diventa un po' più... dovrebbe essere fatto normalmente addirittura proprio nei primissimi giorni. Può capitare che per alcune persone questa cosa succeda a 10 giorni dall'arrivo, a 2 settimane dall'arrivo. Se in questo tempo una persona esce dalla struttura e quindi arriva a Como senza aver fatto questa procedura, ok, allora ha la possibilità di farla alla questura di Como e quindi di essere accolto nel campo. Se invece questa domanda è già stata fatta, e una persona era già stata accolta in una struttura, e questo è un problema di tante persone che si trovano oggi a Como, queste persone lasciando la struttura in cui si trovano perdono, e restando per più di 72 ore all'esterno di questa struttura, perdono il diritto non solo a essere accolti lì, ma a essere accolti in qualsiasi altra struttura a carico dello Stato. Questo perché l'ordinamento dice che non si può... La loro strada per la richiesta di asilo politico resta, nel senso che non può essere negata, però gli si può essere negata la tutela all'interno di una struttura. E questo è un di fatto è quanto dicono le norme. Qual è il problema? Il problema è che a Como noi oggi abbiamo tantissime persone, tanti migranti che si trovano a Como e sono regolari. Anche lì bisogna stare attenti quando con le parole, quando si parla di irregolari, di clandestini. Gran parte dei migranti che si trovano oggi a Como sono anche dei migranti in transito fuori dal campo, sono regolari. O hanno situazioni magari che potrebbero fare magari appello, potrebbero continuare, magari avrebbero anche l'opportunità di continuare nella richiesta di protezione umanitaria, ma semplicemente non la fanno perché non hanno la tutela legale o perché semplicemente non lo sapevano, perché poi non è muoversi all'interno di certe norme è difficile per gli operatori. Figuriamoci per un migrante che si trova magari a confrontarsi con persone che magari non parlano la sua lingua, magari in un inglese che sia nei confronti di chi magari è in questura sia del migrante non è perfetto. Insomma, le motivazioni possono essere tante. Quindi questo fa sì che oggi a Como noi abbiamo una realtà in cui, come vi dicevo, le persone continuano a tentare di transitare, perché i 2600 tentativi di gennaio e 2400 di febbraio vuol dire che ci sono persone che oggi, ieri, domani verranno fermati sui treni e verranno riammessi in Italia. Dall'altro lato c'è
un movimento, c'è un movimento interno all'Italia estremamente, estremamente dinamico dei migranti. È triste, ma insomma saprete tutti, è importante ricordarlo, il 27 febbraio c'è stato purtroppo il primo morto della frontiera di Como, un ragazzo che è rimasto folgorato sul tetto di un tilo. Pochi giorni, a distanza di alcuni giorni, c'è stato un altro migrante che è rimasto gravemente ferito, è fuori in pericolo di vita, però le sue condizioni sono estremamente difficili, si trova a Zurigo, nel reparto gravi ustionati dell'ospedale, e entrambe queste persone, da quanto poi capito insomma dalla prefettura eccetera, avevano già provato a passare il confine da Ventimiglia. E questo capita spesso ai migranti che arrivano, magari hanno già tentato altre strade, magari dopo essere arrivati in Sicilia sono transitati da Roma, o magari poi da Como magari vengono portati a Taranto, poi tornano a Como. Cioè c'è un dinamismo estremamente elevato, e questo dinamismo è anche un dinamismo di chi cerca in un certo senso anche possibilità di accoglienza. Quindi magari si sta magari nell'orbita di Milano, perché Milano offre alcuni servizi, però poi magari in un determinato periodo si prova magari a spostarsi verso un'altra città alla ricerca di un qualcosa all'interno di quello che per alcuni è un progetto migratorio chiaro: voglio arrivare in Nord Europa. Un progetto migratorio che poi si scontra con la realtà e poi porta anche un po' a cambiare idea, nel senso che poi alla prima volta che ti respingono, alla seconda, la terza, la quarta, la quinta, poi anche lì da un lato le speranze magari vacillano, dall'altro magari nel frattempo si instaurano relazioni, questo spesso capita, e quindi magari una persona che era arrivata a Como convinta di andare in Olanda o in Germania o in Svezia si ritrova a voler magari restare a Como, perché nel frattempo ha instaurato qualche relazione. E la situazione è un po' così per quanto riguarda le nazionalità, che anche questo è importante, sono spesso anche queste in un po' un rapido cambiamento, nel senso che si è andata, la cosa che ha colpito soprattutto dell'estate scorsa comunque si è andata un po' ad ondate anche per quanto riguarda le nazionalità. C'è stato il periodo iniziale in cui erano quasi tutti eritrei, ragazzi, la stragrande maggioranza delle persone erano eritrei e molto giovani, c'erano molte donne rispetto alla media solita di migranti donne che si incontrano. Poi c'è stato un flusso per certi versi verrebbe da dire inspiegato, nel senso, perché proprio su Como, gli Oromo sono questa popolazione dell'Etiopia che è stata perseguitata, ci sono state degli scontri, delle manifestazioni proprio per questioni interne all'Etiopia, nell'Oromia, e quindi c'è stato un grosso esodo di Oromo, e un grosso gruppo di queste persone, di questi migranti, si è trovato di fatto nel mese di agosto a Como, e loro poi, almeno una cinquantina di loro che erano ancora a settembre, sono tra coloro che hanno scelto di non entrare nel campo e di fatto sono poi spariti da Como. E oggi gli Oromo sono, la presenza degli Oromo è molto minore, quasi, cioè qualche caso c'è ancora ma sono estremamente pochi, e così come anche il numero di eritrei è un po' calato. Oggi mi dicevano che ad esempio nel campo e comunque sono anche dati confermati dalle nazionalità comunicate dalle autorità svizzere, il principale maggior numero di persone proviene dalla Guinea Conakry, poi ci sono i gambiani, i nigeriani e i Costa d'Avorio, e poi dopo si arriva all'Eritrea. Quindi è molto più l'Africa occidentale, le persone che provengono dall'Africa occidentale rispetto a quelle che vengono dall'Eritrea. Questo perché, insomma, anche nei dati tra virgolette nazionali, il Gambia ha avuto, soprattutto l'anno scorso, c'è stato un picco di persone scappate dal Gambia. Forse avrete sentito anche quella che è stata le vicissitudini politiche gambiane, insomma il Gambia, tra l'altro, paese di fatto circondato dal Senegal, ha avuto, c'è stato questo scambio di presidente, adesso la situazione è possibile che possa cambiare. Non credo che poi, ovviamente il cambio di un presidente non significa che da un giorno all'altro in Gambia la situazione diventa il paradiso, perché comunque ci sono delle situazioni che richiedono tempo, cambiamenti e processi che richiedono anni. Non certamente giorni. Poi anche a me, guarda, fatemi pure domande, perché se ci sono tante cose che bisognerebbe dire, voglio solo chiudere con due cose. La prima mi riallaccio a quella che diceva Billo, la questione della Libia. Oggi purtroppo
la scelta dell'Unione, le scelte che l'Unione Europea sta tentando di fare per cercare di, cioè, gestire, non so se è la parola giusta, però cercare di affrontare le questioni migratorie, sta andando sempre più verso il tentativo di bloccare, di trovare una collaborazione delle autorità libiche, che tra l'altro non esiste un'autorità libica, perché ci sono almeno due grossi, ci sono due parlamenti, c'è un'autorità a Tripoli con il presidente Serraj, e dall'altra parte c'è Haftar, dall'altra parte in Cirenaica, quindi abbiamo già queste due grosse autorità, ma poi, come Bill Mari ci potrà raccontare, all'interno della Libia ci sono milizie, gruppi. Anche queste, queste persone che, allora, questo appartengo i capi polizi, se io appartengo in questo gruppo e vedo un... sai che sono loro che mandano anche i ragazzi qua, anche perché nessuno non può passare via mare senza passare dai marinai. Non puoi, perché lavorano lì. E la partenza è lì, è Tripoli, si parte lì. Quindi, cioè, io tra l'altro sono rimasto a bordo dal mare un mese e mezzo, non sapevo, eravamo... perché hanno mandato 5 barche, ognuno ha 100, ognuno, ma quelle barche plastiche, ognuno aveva 100, 120, e lì, al bordo del mare, non puoi metterti nell'acqua senza essere di uno che lavora lì in acqua, non puoi. E anche loro, se non pagate bene, cosa fanno? Ti mandano nel mare, e il capo lì è lì, il capo è il marinaio, cosa fa? Li contattano e il navigatore te lo danno loro. Ti contattano e la gente arriva, non abbiamo guadagnato niente. Quindi li prendono lì e li riportano in Libia, li mettono in carcere. Non una volta, non due, non tre. Questo è sempre. Se la parte non hanno guadagnato bene, vi prendono. E voi dove siete rimasti qui, dovete pagare per uscire, o se no muori. Sai, la gente che muoiono lì sono... non, allora, la metà di quelli che arrivano qua sono più, la metà di quelli che arrivano qua. Più, molto, molto di più, perché lì non è che muori e ti mandano dal deserto, non è che uno scava tanto. No. No. Infine, non so perché, perché lì... è difficile, il fatto che siamo così, non posso neanche dirlo, vabbè, non so, vabbè, è normale, tutto normale, per un emirato. Certo, tutto normale per un nero. Non mi sentite perché dico questo, no, non intendo una cosa razziale, ma è solo che so, è tutto normale per noi. Stanno dicendo che il tentativo, cioè questa è la realtà in cui, secondo quelli che sono anche le nuove scelte all'interno soprattutto dell'Unione Europea, vanno nella direzione, c'è stato un summit a Malta circa un mesetto fa, eravamo i primi di marzo, e l'obiettivo di fatto è quello di trovare la collaborazione della Guardia Costiera Libica per di fatto impedire le partenze. La ragione di questo accordo, quello che c'è scritto sull'accordo, è per tutelare per salvare la vita ai migranti, cioè questo c'è scritto nei documenti.
è chiaro che per salvare la vita ai migranti posso anche capire che possa avere senso impedire di farli attraversare il Mediterraneo, ma non di certo per condannarli a quello che raccontava lui. In questa carta c'è scritto che nelle belle parole che si vuole favorire anche i diritti umani in Libia, eccetera, ma sappiamo che purtroppo questa non è una realtà. Ci sono denunce anche di grosse organizzazioni, UNICEF, Amnesty. Quando questo accordo è stato pubblicato e quando c'è stato anche il memorandum Italia-Libia, perché io dico sempre, cioè ogni tanto mi... Noi abbiamo firmato, il governo Gentiloni ha firmato questo memorandum con il governo di fatto con Serraj, col governo di Tripoli, che si riappoggia di fatto, cioè va a completare, riporta in vita quello che era stato il memorandum firmato da Berlusconi e da Gheddafi. Quindi stiamo parlando di fatto di questo, che era un accordo molto più ampio in cui la questione migratoria era una piccola parte, perché poi in quel memorandum c'erano relazioni commerciali, c'era tutto il capitolo delle possibilità degli italiani in Libia nel momento in cui erano stati costretti ad andarsene, quindi era un accordo politico più grande in cui c'era anche la questione migratoria. Oggi di fatto questo accordo va a riprendere quello e a completarlo, di fatto ponendola in maniera ancora più forte l'enfasi sul controllo delle frontiere. Non solo, ed è secondo me una cosa ancora veramente più assurda, non solo il controllo quindi con le guardie costiere, per cui l'Italia ha messo sul piatto attraverso il fondo Africa, si chiama, 200 milioni di euro, altri 200 milioni sono stati messi sul piatto dall'Unione Europea, quindi questo tipo di controllo, e poi addirittura un controllo delle frontiere a sud della Libia. Quindi non solo si vuole impedire le partenze, ma anche trovare il modo di bloccare le persone di fatto nel deserto. Però come ci raccontava Billo, il confine del deserto non esiste, è deserto, quindi cosa vuol dire fermare le persone lì? Vuol dire imprigionarle in prigioni fatte con l'accordo lì? Vuol dire riportarle in Niger? Ma in Niger dove? Ad Agadez a fare cosa? Agadez è terra di niente, cioè polvere. Tra l'altro lì ragazzi, sai che quando uno sta in Africa, quella Africa di occidentale o centrale, senti come si svolge in Libia. In Libia veramente si lavorava molto bene, perché anche ti pagano uno stipendio che puoi anche guadagnare anche qua, o anche non puoi, anzi, in certi altri non puoi guadagnare anche qua. Se certi lavori non puoi guadagnare anche qua, perché lì ti pagano molto bene. Uno che sente questo, poi ti dedicano, puoi sacrificare tutto quello che hai, e arrivi lì, e la persona di cui ti dicevo che vedi qua, perché qua si fa così, fa quello, arrivi lì ma rimani soccato perché non puoi uscire. Devi lavorare 7 su 7, se hai la fortuna, perché se non hai un lavoro come fisso, devi... Ho visto a Saba, un paese dove ho vissuto anche circa 9 mesi, un ragazzo libico, un ragazzo così, 16 anni, arriva con la macchina, con una macchina, gira la rotonda, i ragazzi che cercavano lavoro intorno alla rotonda, ha tirato fuori un che era rotolato. 5 ragazzi così, ero dentro una macchina del mio capo, mi portavano un lavoro in un altro, perché sempre si fa così. Se hai un lavoro fisso, dove dal lavoro, dall'azienda, ti mettono in macchina, scendi dal lavoro e chiudono e vanno via. Quando è finito, ti vengono a prendere. Così sei sicuro. E grazie a questo che non sono perseguito tante torture. Ma lì ero in macchina passando con il mio capo, vedo questo ragazzo rotolando, 5 ragazzi, 5, e come? Alla fine della rotonda va via, la rilascio, tutti morti, tutti così, 5 ragazzi morti qua, nessuno parla, nessuno, non è un racconto, che io l'ho visto, quindi cioè,
anche nel deserto, dal Niger, come fa? Arrivi lì, i poliziotti, un poliziotto che guadagna, ad esempio, 50 euro al mese, se tu lo dai 2 euro, cosa fa? A 50 persone, ognuno 2 euro, ognuno 2 euro, cosa fa? Vi lascia andare, perché non guadagna. Come fanno a bloccarli? Un poliziotto che... Allora, vi pensa che fino al mese i poliziotti chiedono anche soldi, vabbè, chiedono soldi, anche i turisti italiani che vanno lì possono anche sapere che i poliziotti chiedono soldi, no? Chiedono in modo più formale, vabbè, normale. Sicuramente perché non guadagnano. Arrivi lì a cinquantina persone, ognuno ha 2 euro, cosa fa? Li lascia andare. Non è che stanno bloccando, stanno ancora aumentando. Non è un blocco, secondo me no, perché so chi è passato. C'è passato. Se ad esempio la gente siede 50, 10 persone pagano, altri non pagano, comunque passate, perché? E poi quelle che non pagano, vi picca molto, non vi tortura. Poi i poliziotti, non è in un paese dove c'è, dicono, dove c'è la democrazia, tutto, ti piccano e vi mandano via. Io volevo, se posso farti una domanda, mi chiede? Sì. Volevo chiederti cosa ne pensi del decreto Orlando Minniti? Sì, penso che... Allora, penso che ha in sé delle... Mettiamola così, credo che sia una risposta sbagliata a dei problemi che ci sono. Mi spiego. Il decreto Minniti, Orlando Minniti, ha secondo me due punti che sono poi punti un po' più, secondo me, più importanti, anche più critici. Il primo è quello che spinge molto sull'acceleratore per quanto riguarda i rimpatri, perché poi di fatto una delle cose contenute nel decreto è il fatto di creare questi CIE regionali, che poi non si chiameranno CIE, me ne sono segnato come si chiamano, centri di permanenza per il rimpatrio, insomma lì cambiano le sigle, cambiano le cose, però l'idea è di crearne 20, uno per regione, per un totale di 1600 posti, e da qui poi utilizzarli di fatto per accelerare sui rimpatri. Ora, il problema di fondo è che non solo a livello italiano, ma a livello europeo, i rimpatri sono una cosa estremamente difficile da fare, per tante ragioni. La prima e più grande è che mancano gli accordi di rimpatrio con i paesi, nel senso che magari ne salto qualcuno, però sicuramente l'Italia ha accordi di rimpatrio con l'Egitto, col Marocco, con la Tunisia, con la Nigeria e forse con il Senegal, non credo di più. No, forse per il Senegal non sono sicuro, magari vi dico più. E questo significa che comunque ad oggi una persona della Costa d'Avorio piuttosto che del Mali, anche se irregolare, anche se con un provvedimento di espulsione in mano, non può essere riportato. L'anno scorso ci sono stati 38.000 diniegati, cioè persone che sono arrivate alla fine del procedimento con un diniego, di questi rimpatriati sono stati 5.000. Quindi vuol dire che tu hai creato 33.000 persone che sono in Italia senza documenti, con tutto quello che ne consegue, ok? Quindi io tante volte dico, se la legge prevede il rimpatrio, che la legge venga applicata. Adesso sto estremizzando, no? Però il stabilire una legge che poi tu de facto sai che non la puoi applicare è un po' contraddittorio, cioè di fatto vai a creare delle... E questo decreto Minniti vuole spingere verso questa direzione, ma credo che se vuoi andare veramente su questa direzione, prima devi fare gli accordi di rimpatrio e poi crei i posti e le procedure per rimpatriare la gente.
Invece tu rischi di creare, come avviene spesso nei CIE, dei posti dove le persone vengono di fatto rinchiuse. Poi, per legge italiana, di fatto una persona in un CIE non può stare più di tot tempo, credo massimo 90 giorni, quindi succede che spesso poi passano, scadono i termini e una persona viene rilasciata. Quindi tu di fatto hai privato della libertà una persona per X tempo, di fatto per nulla, ok? E non è umano, non è dignitoso, cioè metti pure che la tua legge prevede il rimpatrio, ok? Tu, la legge ti dà la possibilità di rimpatriare una persona, non di tenerla per X tempo, senza che abbia commesso in alcun reato in uno stato di detenzione, cioè. Quindi questa è la prima cosa. La seconda, che anche lì per quello dico che tenta di rispondere a problematiche che sono reali, cioè la prima è il fatto che ci siano un numero di dinieghi estremamente più ampio di quelli che riescono di fatto a essere poi di fatto applicati. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è relativa ai tempi della giustizia. Oggi se parlate con un qualsiasi avvocato, vi dice che il tribunale di Milano, soprattutto dove c'è la corte d'appello, quindi dove vengono fatte poi i procedimenti della commissione, è intasato di provvedimenti, per cui oggi una persona che riceve il diniego, che fa il primo grado, che poi va in appello, magari tra la sentenza di primo grado e l'appello passa un anno. Quindi vuol dire che è un altro anno in cui magari ha perso, come capita spesso, le misure di accoglienza. Perché lì o poi è un giudice bravo che riesce a farti avere una sospensiva, anche lì sono i tecnici, se no, nella stragrande maggioranza dei casi, dopo il primo grado, un migrante non ha più la possibilità di restare accolto. E quindi questo si trova regolare, ma senza, perché di fatto magari ha i documenti, può avere i documenti, quindi può paradossalmente lavorare, però chiaramente non ha un posto dove stare. Quindi questa è la prima cosa. Quindi risponde all'idea di dire ci sono tempi della giustizia troppo estesi, è impensabile che uno stia 3 anni, 2 anni prima di sapere cosa ne sarà della sua vita, ok? Anche se dovesse essere un diniego, far aspettare una persona 2 anni e poi dirgli ti devo rimpatriare è cinico, no? Cioè folle, con tutto quello che poi passa una persona in questi 2 anni. Dall'altra parte la risposta che viene in questo decreto è quella di dire aboliamo l'appello del primo grado, quindi vuol dire che uno va in commissione, la commissione dice sì o no, la commissione di fatto tu hai la possibilità di andare a fare appello in un tribunale, perché la commissione è comunque una realtà amministrativa, non è una realtà giuridica, quindi ti appelli, vai in primo grado, però in quel caso conta di fatto solo quello, tu non hai la possibilità, salvo credo che sia qualche rara eccezione, adesso poi bisognerebbe, però di fatto l'appello non c'è, quindi quello che adesso era di fatto, e ad oggi noi abbiamo tanti, capita che ci sono, non spessissimo, però capita che intanto il salto dalla commissione al primo grado è evidente, nel senso che le commissioni danno molti più dinieghi e ci sono tanti dinieghi che poi in commissione si trasformano, che poi in tribunale si trasformano in magari non una protezione sussidiaria o un asilo politico, ma magari c'è una protezione umanitaria, ci sono forme ibride. Quindi già questo si stringe, è chiaro che poi c'era anche qualcuno che magari in primo grado aveva il diniego e in appello invece veniva accolto. E quindi è chiaro che c'è un intasamento della giustizia, su questo Orlando credo che possa avere ragione, ci sono tanti tribunali che... Però la risposta qual è? Quella di togliere il diritto d'appello o di trovare altre forme, di velocizzare il lavoro delle commissioni, piuttosto che di potenziare le commissioni, in modo da magari guadagnare tempo lì, cioè poi... E questa è una cosa su cui tanti comunque hanno manifestato obiezioni. Torno al discorso che facevo prima sugli accordi Italia-Libia, io sono convinto che se ci fosse stato un altro governo politico in Italia, cioè se ci fosse stato di fatto il centrodestra al governo, la Lega al governo, ci sarebbero stati veramente la gente nelle piazze per tante di queste cose. Chiaramente fatte da un governo che comunque di centrosinistra, la situazione è un po' più è molto più, mettiamoci anche quell'appesantimento e quella fatica di cui parlava anche Pillo, che di fatto c'è, è reale, anche perché è alimentata da dichiarazioni politiche, da una propaganda, o anche da numeri che sono reali. Io non sono uno di quelli che dice che se andiamo a guardare i migranti arrivati in Italia sulla totale della popolazione sono una percentuale minima, ed è vero, però è anche vero che sono 180.000 persone, non sono poche. Questo non vuol dire che
l'Italia non abbia le risorse per accoglierlo, vuol dire che se l'accoglienza gestita così, come che non funziona, perché lo vediamo anche da noi, se un'accoglienza che è gestita che non funziona, 180.000 persone possono essere un problema. Se gestita bene no, però gestita così forse sarebbero un problema anche 30.000. Quindi il calcolo non va fatto secondo me solo sui numeri generici e in percentuale anche, certamente, però va fatto anche a fronte di come viene. Poi la risposta mia è: non bisognerebbe dire allora non cacciamo tutti, ma cerchiamo di far funzionare l'accoglienza. Poi qui sono le risposte, no, che possono essere diverse, cioè io una risposta politica, poi quello non è il mio mestiere, però credo che lo diceva adesso Villo, cioè la sua testimonianza diretta è incredibile, cioè come pensare di controllare, di fare in modo che la gestione dei flussi migratori europea venga gestita da il presidente del Chad, Idris Deby, che ha il potere da 30 anni, al-Bashir in Sudan, il presidente del Niger, che è il paese più povero del mondo, un paese che ha difficoltà interne enormi, o maggior ragione con la Libia, che è un paese che avrebbe bisogno di essere aiutata a gestire le sue situazioni, anzi avrebbe bisogno che non gliele complicassimo noi, però c'è, cioè, di fatto e la risposta che si sta trovando l'Unione Europea è quella, e secondo me è una risposta che rischiamo veramente di buttare soldi. Hanno fatto l'accordo con la Turchia, secondo l'Unione Europea ha funzionato, perché di fatto i numeri sono diminuiti, poi bisognerebbe chiedersi come, però di fatto i numeri sono diminuiti, ma che potere hai dato alla Turchia facendo questa cosa? Perché poi di fatto la Turchia oggi, con quello che sta facendo, l'Unione Europea ha le mani super legate, perché sappiamo tutti che se il giorno domani dice partite, ritorno e ripartite, l'Unione Europea si trova in crisi. Cioè anche dal mio punto di vista credo che sia anche un potere che tu dai nelle mani di altri, perché nel momento in cui la tua politica migratoria è decisa da altre parti, questi non lo fanno gratis. Perché il governo libico dovrebbe gestire una situazione gratis? Cioè gli stati non fanno beneficenza, nessuno. Quindi se lo fai è perché comunque qualcosa in cambio ti chiederanno. Cosa stanno chiedendo in cambio? Queste sono, cioè, sono tematiche grandi, però io credo che tutto, non ho un parere molto positivo del decreto Minniti ed in generale di queste strategie. Poi capisco che il problema è grande, che se fossi io ministro dell'interno probabilmente, non so se farei le stesse, come fortunatamente non lo so, non lo diventerò mai, però credo che non sia facile, come non sia facile fare il perfetto di Cuomo, cioè adesso con tutto il rispetto. Poi in alcune situazioni posso credere che alcune risposte secondo me non sono quelle giuste, sono obiettabili, cioè sono assolutamente rivedibili. Scusate, posso intervenire? Vorrei prendere a prestito un attimo le parole di Don Ciotti, non so se lo conoscete, Don Luigi Ciotti, che è il fondatore di Libera, il quale ho avuto occasione di sentirlo recentemente dal vivo sotto una bellissima conferenza che ha tenuto presso i Combognani a Venegono, e il quale insiste tanto sul concetto della responsabilità. Cioè, ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni e dei risultati che vengono fuori dalle proprie azioni, no? Per cui lui dice: bisogna partire dalla base, non bisogna delegare nessuno a fare quello che ognuno di noi può fare. Per cui l'appello che mi sento di fare è che veramente ognuno di noi può fare quella goccia che può aiutare a muovere parecchio, anche se sembra un'utopia, ma non lo è. Cioè di fatto noi veniamo al mondo con una responsabilità e con una corresponsabilità, per cui mi viene da dire, soprattutto verso il mondo dei giovani, che avete un grosso compito da svolgere e non dovete sottrarvi. Noi adulti dobbiamo darvi l'esempio, nei limiti nostri ovviamente, per cui niente, volevo ribadire questo concetto che sembra veramente utopico, perché sembra di essere davanti a delle imprese impossibili, invece nella realtà dei fatti ognuno di noi può veramente contribuire a un miglioramento della situazione, anche semplicemente con una piccola sensibilizzazione personale nel proprio ambiente, nel proprio ambito, con i propri amici, con tutto quello che si può fare, che è quello che già state facendo, no?
fondamentalmente, per cui sicuramente un plauso a quello che fate, ma insistete, cioè non mollate in questo senso, perché poi questo problema è, diciamo, la lente di ingrandimento, chiamiamolo un problema, dei problemi già che abbiamo noi nella nostra terra, cioè loro ci hanno messo forse ancora più in rilievo tutto un sommerso che mettavamo via perché ci faceva comodo fare così, invece l'hanno amplificato in qualche modo, per cui dobbiamo prima guardare anche a tutto ciò che dobbiamo mettere a posto della nostra vita, che può solo fare del bene a chi c'è intorno a noi, compresi soprattutto gli ultimi, gli abbandonati, i migranti, le persone che hanno meno voce, hanno meno riconoscimento nella società. E poi l'altra cosa che volevo puntualizzare è che bisogna stare molto attenti anche a fare un dato sul mondo del carcere, perché attualmente nel carcere c'è un'altissima percentuale di giovani migranti che praticamente sono l'esito del fatto che un migrante abbandonato a se stesso entra in contatto con la malavita, con la delinquenza, con tutta una serie di problematiche, che poi viene anche comunque recluso magari per dei reati minori, rimane in carcere del tempo a contatto con altre realtà che non vanno verso il recupero purtroppo, ma verso come dire, la contaminazione maggiore su certe fasce di delinquenza, e lì diventa ancora peggiore la situazione, no? Per cui no, niente, era solo mettere anche a fuoco quel dato lì della delinquenza che poi, sfocia laddove ci sono delle fasce deboli, praticamente. No, perché lei ha detto una cosa interessante, allora mi ricollego, che mi porto questa proposta, insomma, questa cosa. Sul discorso della responsabilità personale, di quello che ognuno di noi può fare, lo collego a una piccola specifica sul discorso generale dei ragazzi. Noi in generale tendiamo a fare un po' di tutta l'erba un fascio, cioè parliamo dei migranti anche perché i numeri sono comunque dei numeri importanti, come ha dei numeri importanti, e si tende a fare un po' di confusione. In realtà è molto importante, secondo me, distinguere le situazioni, non tanto per discriminare, ma perché se tu riesci ad individuare le differenti situazioni, riesci a dare risposte diverse a situazioni diverse. E questo è proprio il contrario della discriminazione. Questo vuol dire tentare di dare, almeno a chi può averlo, un certo tipo di risposta. Perché il problema grosso è di come è strutturata l'accoglienza, che noi non siamo arrivati, alla soglia, no? Lui ha parlato dell'hotspot, ha parlato del fatto che arrivano sul territorio, ma poi quando arrivano sui territori, possono arrivare solo nei CAS, quindi ci sono solo centri di accoglienza straordinaria. E qui si apre, si apre un po' un baratro, nel senso che se sei fortunato finisci in un centro di accoglienza gestito bene, dove i fondi che vengono messi a disposizione dallo Stato vengono utilizzati effettivamente per pagare degli operatori competenti che ti aiutano a fare un percorso, e tu inizi il tuo percorso di inserimento e di inclusione in una società che, correggimi se sbaglio, è completamente diversa, cioè è una cosa che hai bisogno di essere accompagnato, perché arrivi proprio in un mondo che è un mondo che è diverso dal tuo, cioè non c'è niente di... è diversa la lingua, ma la lingua è proprio la punta dell'iceberg, c'è tutto un discorso intorno di abitudini, di usanze, di tradizione, di religione, c'è tutto un discorso di accompagnamento anche all'inserimento sociale. Se viene fatto bene, il percorso di attesa, che comunque è lungo e comunque andrebbe ridotto, comunque è già un percorso che può avere i suoi frutti.
se viene fatto male o non viene fatto per niente, tu ti trovi delle persone che al termine di uno o due anni dell'attesa dello svolgimento della loro procedura si trovano alla fine comunque in mezzo alla strada senza avere minimamente degli strumenti che possono essere culturali, linguistici, conoscitivi per essere inseriti nel nostro mondo, e torniamo al discorso che diceva lei, quindi molto più facile che vieni reclutato dalla malavita, perché poi in qualche modo devi vivere. Allora, il termine della... finché sei in procedura, diciamo, se tutto va bene, se tu non scappi, se stai sotto il cappellino dello Stato, quindi in qualche modo sei protetto. Ah, quando arrivi al termine della procedura, la faccio molto semplice, è un pochettino più complicata, però ve la proprio... Allora, al termine della procedura, che tu abbia in mano il documento, che tu il documento non ce l'abbia, sei comunque in mezzo alla strada. E questa è un po' una follia, voglio dire, del nostro sistema. Per cui lasciamo perdere un attimo i diniegati, per i quali bisognerebbe fare ben altre valutazioni. Quelli che arrivano alla fine e hanno ottenuto uno dei tre documenti, l'asilo, la protezione sussidiaria o il permesso umanitario, hanno diritto a stare sul territorio dello Stato italiano, però cosa succede? Che non hanno un posto dove stare, perché è difficilissimo, praticamente impossibile, che sono riusciti ad arrivare a un tale livello d'autonomia per cui possono prendersi in affitto, hanno un lavoro che gli permette di prendersi in affitto un appartamento, di pagare la caparra che ti chiedono, di essere autonomo al 100%. Molto più spesso la situazione è che magari o hai fatto magari un corso di formazione, sai un po' bene, un po' benino, insomma un po' l'italiano, però non hai ancora gli strumenti proprio per l'autonomia. Allora, su questa situazione, io con un gruppetto di altre donne, tra l'altro che ci siamo conosciute tutte nell'ambito della stazione, insomma della mensa di Sant'Eusebio, quindi del mondo che ha fatto parte di questa esperienza dell'anno scorso, abbiamo costituito, insomma, stiamo cercando di far partire l'esperienza dell'associazione Refugees Welcome Italia su Cuneo. Non so se ne avete sentito parlare, è l'associazione, poi vi ho portato anche qualche brochure, è un'associazione nazionale che si rifà a un network europeo. L'idea è quella di trovare delle famiglie disposte ad accogliere ragazzi, loro possono essere rifugiati anche richiedenti, però noi al momento ci concentriamo su quelli che hanno già il documento, perché per gli altri è una cosa un po' più complicata, nell'ottica però non di dargli una casa da qui all'eternità, nell'ottica di fare un periodo che può essere da 6 mesi a massimo un anno e mezzo, che serva da accompagnamento all'autonomia, cioè quello che lo Stato non ti dà più sostanzialmente, che è un tetto su una testa, un piatto, è anche un accompagnamento proprio all'inserimento, quindi la creazione di legami sociali, la possibilità di cercare un lavoro ma avendo alle spalle una famiglia, che è una cosa molto diversa, perché se tu vai a fare un colloquio di lavoro e dici dove abito? Abito, non so, sotto il ponte, o abito a Lozonam, è un discorso. Se tu abiti in una famiglia che magari il datore di lavoro, perché poi sappiamo che le cose funzionano così, può tirare sul telefono e dire guarda, ma questa persona vive, ah sì.